Per poter riaprire il procedimento bisogna che quantomeno ci sia la possibilità di sapere chi detiene attualmente il bambino. Primo obiettivo, sapere dove e con chi è il bambino. La procura ha bisogno di questa informazione per poter aprire un'indagine. Il reato di sottrazione di minore, infatti, è venuto meno con la morte del padre, che sarebbe rimasto ucciso in un attentato. In presenza di nuove notizie dalla Siria, potrebbe profilarsi il reato di sequestro di persona. Il procuratore smentisce di presunti colloqui con la madre e il suo avvocato, ma annuncia che di fronte a nuove notizie chiederà di sentire la donna. Se io avessi necessità, e se ci sarà necessità lo farò, di sentire la donna, la convocherò senza dover chiedere il permesso a nessuno. La madre del piccolo, dalla sua casa di Ponte nelle Alpi, continua a dichiararsi certa che quel bimbo con la fascia in fronte e il mitra giocattolo a tracolla è suo figlio. Il suo legale difensore annuncia che saranno fatti tutti i passi presso le autorità affinché ci aiutino in questa ricerca che si profila molto difficile. Il padre, ricorda la legale, aveva l'autorizzazione della madre per portare il bimbo in Bosnia per una visita ai nonni paterni, ma abbiamo la certezza che lì non è mai arrivato. Ci dicono che il padre è morto, quindi adesso da qualche parte c'è qualcuno che trattiene il bimbo senza alcun consenso. Ma poi l'avvocato Aloma Piazza auspica che sulla vicenda cali il silenzio mediatico per far posto alle indagini per tutelare il bimbo. Perché ci sono degli ulteriori sviluppi e concordemente con la mia cliente abbiamo deciso di lasciar lavorare procura e anche chi di competenza nell'interesse del minore. C'è un minore e quindi dispiace che magari notizie possano poi pregiudicare il buon fine delle indagini.